Lo percosse al sangue e se ne andava.
sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò. Anche un levita giù per quel luogo vide e passò. Invece il samaritano, che era in viaggio, passando di accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandogli olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori due denari e li diede all'albergatore, dicendo: abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: va e anche tu fa così. Parola del Signore. Ormai questa pagina del Vangelo è abbastanza conosciuta, parola di quel samaritano. E se noi prestiamo un po' attenzione alla parola del Vangelo, non sono collocate lì per caso. Già subito troviamo la caratteristica del Vangelo di Luca: la misericordia, la compassione verso l'uomo. E questo dottore della legge, in certo senso, mette la parola su così. I farisei cercano di trovare le difficoltà nelle risposte a Gesù per accusarlo. E fa questa domanda: maestro, che cosa devo fare per ottenere la vita eterna? Sapete cosa vuol dire la vita eterna? Che cosa devo fare per entrare in paradiso? E Gesù gli dice: cosa sta scritto nella legge, quindi nella Torah? Come legge? Pensate che gli israeliti alla mattina e alla sera, ancora adesso, ripetono lo Shema Israele: amarai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con il tuo mente, con la tua anima, prossimo tuo come te stesso. Ancora oggi negli israeliti dicono questa parola. E questo dottore della legge dice: chi è il mio prossimo? Chi è il mio prossimo? Dovete pensare che a quel tempo, nel tempo di Gesù, non era facile avvicinare il prossimo. Voi sapete che c'era una categoria di persone che era bandita, non potevano essere avvicinati. Quindi chi era malato, chi era cieco, chi era zoppo, chi portava la lingua, chi era un peccatore pubblico, chi non apparteneva al popolo di Israele. Tutte queste categorie, molte di più, non potevano essere avvicinate. E addirittura chi si avvicinava a sua volta diventava impuro. E allora quando sentiamo questo episodio, cioè questa persona ci viene da Gerusalemme a Gerico. Gerusalemme è a 750 metri d'altezza, Gerico è al di sotto di 250 metri a livello del mare. E da Gerusalemme a Gerico ci sono 27 chilometri, siamo in discesa. A quei tempi non c'era treni, non c'era pullman, non c'erano macchine, eventualmente c'erano gli asinelli. Quindi questa persona per quello questo tragitto a piedi. Ma come avete sentito, è un luogo di imboscata. Imboscata. E lì, infatti, cosa succede? I briganti, i predoni, assalivano gli andati per derubare. Quindi, né più né meno quello che succede al giorno d'oggi. E cosa succede? Questa persona incappa nei briganti. Lo menano, percuotono, gli portano via quello che aveva e lo lasciano in mezzo morto. Abbiamo sentito queste due categorie di persone, il sacerdote del tempio e delle vite, che passando vanno morte. Perché? Perché se lui si avvicinava a queste persone, questa persona diventava impura e quindi non potevano più compiere il servizio liturgico al tempio.
diventavano immondi. Perché, sapete, a quei tempi c'erano più di 613 precetti da osservare in Israele. Quindi era anche possibile, quando faceva il Dio Israele, non toccare questo, non fare questo, non fare quell'altro, quindi era anche possibile. Figuriamoci se io a toccare la persona che fa morta, ferita, e mi contamina il sangue, perché allora io lo lascio nel suo modo. Passa un samaritano, voi sapete che i samaritani quindi erano considerati, non so se capite il termine, eretici, cioè erano in protesta contro il tempio di Gerusalemme ed erano stati scomunicati, non parlate da tutti. Perché? Perché erano venuto un culto al tempio di Gerusalemme, quindi erano disprezzati dal popolo di Israele. E Gesù cosa fa? Vedete, dice, quel samaritano che era scomunicato da parte del tempio si avvicina a questo ebreo e gli presta soccorso. Quello che non ha fatto il sacerdote e l'evita che erano lo stesso gli israeliti come lui. E fa quello, presta soccorso. Addirittura avete sentito da Abimeleco. Sapete cosa fa Abimeleco? Era la padre di un giorno di lavoro. Quindi anticipa la re e dice, quando tornerò, darò ancora avanti quello prossimo. E Gesù pone la domanda, chi di questi tre è stato prossimo di colui che è caduto nei briganti? E questo dottore della legge, chi ha avuto compassione di lui? Chi si è fermato per stare sul corso? E Gesù disse, va e anche tu fa lo stesso. Fa così. Gesù da questa risposta, perché come dicevo, erano legati troppo ai 613 credenti. Quindi alla fine rendevano culto Dio, ma al prossimo non portava la porta, perché hanno paura di contaminarsi. Ma di fronte a Dio, se c'è da prestare soccorso, comunque fare del bene, non bisogna essere legati alla legge, se no non rischiamo la legge e non rende culto a Dio. Se noi applichiamo questa pagina del Vangelo al giorno d'oggi, cosa possiamo dire? Nel Medioevo, nei tempi dei cristiani, tutto quello che è stato caricato sugli altri, le istituzioni, sono nato per partire da questa pagina del Vangelo. Ma se applichiamo questa pagina del Vangelo al giorno d'oggi, quante persone forse amano Dio, forse, ma non amano più il prossimo, non sono più vicini ai bisogni del prossimo. E intanto sentiamo nei telegiornali che omissioni di soccorso, si presta più soccorso alle persone, si è indifferenti a tante cose. E quando una società, l'umanità, diventa indifferente ai bisogni degli altri, al bene degli altri, quella società, quella umanità lì è ammalata gravemente. Perché la più grossa malattia che c'è, sì, saranno le malattie brutte che vengono diagnosticate, ma la più grossa malattia che paralizza, che avviene al cuore dell'uomo, dell'umanità, è l'indifferenza. Non essere più interessato alla vita del mio prossimo. Ma se poi guardate bene, Gesù dice, chi è il mio prossimo? Non quello che è conto, ma io devo farmi prossimo, vicino all'altro che ha bisogno. E se voi guardate questa nostra società, più nessuno si fa prossimo verso le persone, le situazioni e i bisogni degli altri. Perché? Perché la mentalità che sta passando e ci sarà qualcuno che ci pensa, c'è l'istituzione che ci pensa, c'è l'altra cosa che ci pensa, ci sarà l'associazione Pinco Panino che fa, che opera su quella cosa, quindi spetta a me a fare questa cosa. E facendo così, delegando gli altri,
poi alla fine uno si ammala, la società si ammala. E infatti quello che noi vediamo giorno dopo oggi è il risultato di decenni dove c'è indifferenza verso il prossimo, verso il prossimo, verso ai bisogni degli altri. Gesù ci dice sempre le cose da fare nel Vangelo. E spesso nei Vangeli vengono riprese, ricordate più volte, le cose, le situazioni più difficili da fare. E allora cosa chiede al Signore? Essere una società diversa. Certo, oggi viviamo in questa crisi economica, questa crisi. Se guardiamo la parola crisi, vediamo qualcosa di negativo. Ma se noi guardiamo la parola crisi, vuol dire cambiamento. Dobbiamo togliere dalla nostra vita tutte quelle situazioni che ci hanno creato sicurezza. E più certo che ci attacchiamo cose che ci danno sicurezza, più diventiamo disperati, più diventiamo sfiduciati, più troviamo angoscia. Sono cose che non ci sono più, inutili ancora da dire. Bisogna capire cosa vuol togliere dalla vita, da vivere felice. Se non vivo felice, le cose di questo mondo, la preoccupazione di questo mondo, mi hanno reso schiavo delle cose materiali. Se sono schiavo delle cose materiali, è logico che non posso più vedere cosa ha bisogno di un prossimo, chi mi è vicino, perché i miei occhi sono accecati. E allora chiediamo al Signore di togliere dal nostro cuore tutte quelle situazioni che non ci fanno vedere il mio prossimo, ma soprattutto vivere il comandamento del Signore, amare Dio e amare il prossimo. Thank you.
E lui ci manifesterà il dolore per i piccoli e i poveri, per i malati e gli esclusi. Ma egli si chiuse le necessità, le sofferenze dei fratelli. Con la vita, la parola, la salvezza che tu sei padre, e tu padre di tutti i tuoi figli. Ma questa sembra la tua benevolenza, noi ti odiamo e ti benediciamo, e un italiano di santo. Per Cristo.
Tu che vieni e segui, la pace del Signore sia.